Lei è diventata sindaco all'indomani del barbaro omicidio di Gianni Carnicella e lei e Don Tonino siete stati sicuramente due punti di riferimento per la comunità in quei mesi travagliati. Che rapporto c'era tra Annalisa Altomare, prima donna sindaco di Molfetta, e Don Tonino, che conosceva così profondamente il tessuto sociale, culturale della nostra città? Io non so se in quel periodo sono stata punto di riferimento. Il compito di un sindaco è quello di mettersi al servizio per realizzare cose in positivo per il futuro di una città, intravedere scenari, sforzarsi di tenere insieme una comunità, anche politica. Sicuramente Don Tonino è stato punto di riferimento. E in quel periodo forse era l'unico punto di riferimento forte di una città che si sentiva aggredita nella sua ansia di sentirsi unita, una città che era preoccupata di vedere scatenati conflitti, essendo stata aggredita nella uccisione del suo sindaco. Quindi Don Tonino era sicuramente un punto di riferimento. E Don Tonino, bello vescovo, in tutto il periodo del suo episcopato, è stato molto attento, non alle cose vili, prendiamolo fra virgolette, non so come definirlo, non alle cose della politica bassa, no? Al chiacchiericcio, ecco, piuttosto che delle cose vili, la politica non è mai vile, cioè al chiacchiericcio della politica, è sempre stato attento. Ed è sempre stato un pungolo a che la politica si elevasse. È stato uno stimolo a fare in modo che la politica avesse l'ansia di diventare alta, in termini di orientamento alla pace, orientamento alla crescita, orientamento allo sviluppo, mettendo al centro le persone che poi nelle dinamiche di una società non hanno voce, quelle persone che sono ai margini, quelle persone che diventano anche trasparenti e non si sa nemmeno che esistono, ma sono portatori di bisogni importanti. Lui è stato uno stimolo costante. Quante cose la politica e le amministrazioni di quei tempi, di questa città, hanno fatto e quante cose non hanno fatto per Don Tonino. Poi, più che per Don Tonino, non hanno fatto per poter dare ascolto a quello che lui sollecitava. Poi ci sono state delle cose fatte bene, cose che sono state fatte male. La voglia di classificare a tutti i costi, destra, sinistra, di dover dire quello che il vescovo deve fare, quello che il vescovo non deve fare. Lui è stato un profeta autentico e ci metteva in discussione in maniera forte. Talvolta non si è stati all'altezza e si è arrivati a dialettica molto, molto forte. Forte da tutti i lati, da tutti gli ambiti. Perché onesta, sicuramente, pensiamo al periodo degli sfratti, c'è stato un rapporto forte, pensiamo al periodo della guerra del Golfo, ci sono stati rapporti molto forti con il vescovo che in maniera esigente e profetica additava le contraddizioni. Però nella fallacità dell'essere uomo, dell'essere uomini, i politici di quell'epoca erano ambivalenti, avevamo comportamenti che talvolta erano in adesione a certi principi, talvolta no. Pensiamo alle case parcheggio che furono finanziate all'epoca con risorse proprie del comune, no? Nacquero proprio dall'ansia di dover dare risposte anche un po' strane per l'amministrazione ad una esigenza che veniva assunta e adottata in maniera forte dal vescovo perché la casa è un bisogno primario. E spesso la percezione che abbiamo avuto è che si sia stato fatto uno stravolgimento, non sia stati onesti,
nell'interpretare il suo messaggio, che non era un messaggio di parte, era la indicazione a vedere il volto di Gesù Cristo in tutte le persone che si andavano ad incontrare.